porto con me nel mio cuore questa sensazione, che mi dà forza per continuare ad andare avanti. Vi ringrazio dal profondo del cuore. Senza di te, la luce che non brillerà, perché io senza di te, il pane che non sazierà, tu che forza sei, vita sarai, e se in me vivrai, io sono se tu sei in me, la luce del mio mondo, che luce sarai se tu sei in me, la forza che mi aiuterà, la strada che mi condurrà, il pane che mi sazierà, la via, la verità sarai, la porta che mi condurrà all'eternità. Io senza di te, la vigna che non produrrà. Perché... Però noi vogliamo provare a cantarlo da soli, senza loro. Com'è andata per voi, Rolando? Sono molto molto contento. Prevedevo che lo sarei stato, ma oggi sono più sereno nel dirlo. Allora posso dire che sono soddisfatto di come i ragazzi hanno risposto. Ma abbastanza ottimo, io credo che i ragazzi, se hanno saputo sfruttare i momenti che sono stati proposti, porteranno a casa un buon bagaglio spirituale. È molto bello vedere una gioventù stupenda come quella che abbiamo avuto in questo periodo. Com'è andato il congresso? Per me è stata un'esperienza unica. Come è stato questo congresso per te, Emanuela? Stupendo. Penso che questo congresso sia stato, potrei dire, quasi ancora più bello di quello dell'anno scorso.
Abbiamo ragioni di essere grati a Dio per quanto bene abbiamo ricevuto durante questo congresso. Ed è sotto l'influsso del sentimento di riconoscenza che salutiamo con un po' di nostalgia luoghi, persone e personaggi di questo congresso per darci appuntamento a quello prossimo. Arrivederci.